Salve e benvenuti su Vaticano Update di questa settimana, le notizie più importanti di Papa Francesco e sul Vaticano. L'intenzione di preghiera di Papa Francesco per il mese di giugno è per l'abolizione della tortura. La tortura non è storia passata, purtroppo fa parte della nostra storia di oggi, ha detto Papa Francesco nel suo videomessaggio. Poi ha concluso il suo messaggio con una preghiera. Preghiamo affinché la comunità internazionale si impegni concretamente per abolire la tortura, garantendo sostegno alle vittime e alle loro famiglie. Il cardinale Matteo Maria Zuppi è arrivato a Kiev il 5 giugno per svolgere la missione di pace affidatagli da Papa Francesco. Zuppi ha trascorso 2 giorni nella capitale ucraina per ascoltare in modo approfondito le autorità ucraine sulle possibili vie per raggiungere una pace giusta e sostenere gesti umanitari che possano aiutare ad allentare le tensioni. Papa Francesco ha chiesto al cardinale di servire come inviato per avviare percorsi di pace tra Russia e Ucraina. Papa Francesco ha appoggiato un progetto volto a potenziare la ricerca interdisciplinare nelle università cattoliche in materia di famiglia, matrimonio e maternità. Il progetto, chiamato Family Global Compact, è stato presentato dai membri della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. Il patto comprende un documento di 50 pagine che delinea le sfide specifiche affrontate dalle famiglie di oggi e suggerisce soluzioni e azioni da intraprendere. Il pontefice ha pregato per le vittime di un incidente ferroviario in India che ha ucciso almeno 275 persone. Nel suo discorso all'Angelus ha detto: «Sono vicino ai feriti e alle loro famiglie. Che il nostro Padre Celeste accolga nel suo regno le anime dei defunti». L'incidente è stato causato da un errore nel sistema di segnalazione elettronica di un treno passeggeri che lo ha portato a cambiare binario e a colpire un altro treno che è deragliato. I 2 treni trasportavano complessivamente quasi 2.300 persone. Il Vaticano ha annunciato che Papa Francesco visiterà la Mongolia dal 31 agosto al 4 settembre e farà di Papa Francesco il primo pontefice a visitare il paese asiatico, che ha una popolazione di circa 1.300 cattolici su oltre 3 milioni di persone che lo abitano. Grazie per aver seguito la puntata di questa... Grazie per aver seguito la puntata di questa settimana di Vaticano Update. Benjamin Kropket per IWTN Vaticano.